Allora, hermano, los amigos, mo, come estamos con la panchina del football team de AC Milan? Salve, saputo che cercate il casting del nuovo allenatore. Io mi propongo, ho buone idee e sono tosto. Buonasera, io allenatore della Baviera. Io cercare la squadra per mettermi in nuova in discussione, ya? Io vorrei vedere tanto allenare il vostro club. Se volete contattarmi, ya? You speak in Deutsch? Ciao, salve. Se state cercando un allenatore con idee innovative, con classe e qualità ed eleganza, sapete come chiamarmi? Io aspetto la vostra chiamata. Ciao. Prego, tesoro, sola non ti lascerò, unico amore sei, non ti ho tradito mai, e non importa se mi darai nei guai, unico amore sei. Non ti ho capito mai. Va bene così, va bene così. Avete visto, sta continuando il porno casting per la panchina del nostro Milan, che molto probabilmente, tanti sperano di no, si libererà a giugno. Però adesso però siete pesanti. Adesso siete pesanti, aiutatemi a dirmelo. Aiutatemi, come cavolo faccio a dirvelo? Siete pesanti. Perché? Perché facciamo un attimino il punto della situation, il point. Allora, e il fatto è che io non sento mai una critica. Io personalmente sono sempre stato uno, come se vedete nei miei video, che se c'è da criticare anche i giocatori e la squadra, lo faccio. Mi espongo ugualmente. Invece c'è proprio la cerchia, quella, lo zoccolo duro dei piolisti, che nonostante tutto, anche quando, sempre colpa degli altri. Se si vince come a Udine e come ieri sera non si sente cinguettare, come succede, che è video col 5T e tutti i silenzi muti, no. Vieni da me, vieni a dirmelo a me, te lo do io muti. Io sono sempre per Pioli out, punto, e lo sottoscrivo. Nonostante vincesse Europa League, vabbè, il campionato, se riusciremo a fare l'impresa, per me out a giugno, cambiare, ok? Però qui il discorso è che, fatemi capire, cioè si perde, è colpa dei giocatori, si vince, è merito suo, ma fatemi un po' capire, perché se quando perdiamo lui non ha mai colpe, no, ancora si continua con questa storia, ancora, e tutte le volte, le partite, che si prende i tre punti il giorno dopo o dopo partita, bisogna sempre stare sentiti, sta zolfa, sta tiritera, chiedete scusa a lui, chiedete alla fava, ok? Per me, per quanto mi riguarda, possiamo vincere anche le partite, ma a me quanto ha preso per il culo noi tifosi ultimamente, da un anno a questa parte. E anche non andare mai a scusarsi sotto la curva mentre i giocatori sono andati, si sono presi fischi. Lui non si è mai esposto. E già qui, con tutta quella supponenza, tutta quella... A me, comportamenti, se permettete, per un allenatore del Milan, sono inammissibili. Detto ciò, ormai è tardi per cambiare, perché lo sappiamo tutti. Non può cambiare ora, se dovevi proprio farlo, potevi fare a gennaio, nella pausa di Natale. Adesso è inutile. Finché la matematica non ci condanna, siamo ancora in lotta per il campionato. Poi loro sono avanti, hanno già vinto, questi sono altri discorsi. Ancora la matematica è sempre è anche per noi. Buoni. Però ci sono tante cose che non mi sono tornate. E prima di tutto, tu non puoi compromettere una stagione già a ottobre. Per sempre le solite minchiate, le solite cacate. E quella colpa non è mia, eh. Non è neanche colpa, a parte la società, che ma lui e il suo staff. Scusate, via. Sono coincidenze che tutti i giocatori accusano infortuni nello stesso punto? Fatemi capire. Via, dai. Allora lì c'è qualcosa nell'operare la preparazione, gli allenamenti, fase atletica, sbagliata. Vedrai che è così, eh. O abbiamo una sfortuna noi che troviamo tutti i giocatori, tutti che sono delicati. Fatemi capire. Tutti delicati i nostri. Proprio andiamo a cercare col lumino. Dai. E poi oltretutto, ho visto anche qualcuno che ha scritto chiedete scusa a Niang. A chi?
Anni Hang. Ma voi state scherzando? Ma io penso che voi qui. Qualcuno si imbriaca, beve un po' troppi bicchieretti. Anni Hang. Ma come cazzo vi salta a mente? Come vi salta a mente? Ma guarda, siete, io non so se ho fatto apposta, siete così, vi dovete far curare. E niente. Comunque, ho gli occhiali fuori posto. Il discorso è questo, perché non mi sembra giusto che la colpa siano sempre i giocatori e quando si vince il merito invece va con le sue intuizioni, con le sue tattiche, con le. Ma, boh, si prende rete, difensore. Sempre colpa, è questa la cosa che a me non mi torna. Allora, uno dovrebbe essere obiettivo, nonostante che io sia un Pioli out ormai da molto tempo, già da prima dei mondiali in Qatar. Se andate a vedere lo vedrete, lo vedete indietro, scorrete. E mi sembra tutto una. Boh, troppe prese di posizione. Io ho criticato Leao, Hernandez quando gioca male, quando è il periodo che fa schifo. Criticato, cioè, insomma, è anche lui, perché è giusto che anche lui venga criticato. È giusto, se sbaglia è giusto. Però no, e però no, no, bisogna sempre sentirsi di no, il giocatore è lui, è responsabilità. Amine, hanno anche quelli la responsabilità. Ma ce l'ha anche lui. Sempre l'allenatore, no? Lo volete allenatore, allenatore. L'allenatore deve prendere responsabilità sulle spalle. Cioè, ci siamo un po' capiti? E poi su Gabbia, che lo mise una copertina, con l'Erasmus, i 6 mesi d'Erasmus, che poi anche lì. Madonna, perché l'ho ritirato fuori Gabbia? Anche lì meriti a Pioli. Ho sentito di Pioli, Gabbia. Guardate che è lui che l'ha mandato in prestito, È lui che l'ha mandato in prestito perché non avrebbe trovato spazio, Che pensate, ce l'ho mandato anch'io quello? L'ha mandato lui. E poi sono stati costretti la società a riprenderlo perché era evidente che serviva. E chiede scusa, scusa perché è tornato più convinto di prima, più serio e molto più preparato. Ed è bastato stare qualche mese lontano da lui e dal suo staff, è tornato che è un gioiello. E De Ketel è uguale, eh. De Ketel è uguale, eh. Facciamo a capirsi ogni tanto. Se uno va fuori, Leao, dallo un prestito. 3 mesi. E scommette che torna, che è meglio di Mbappé. E vedrai, ci vuole poco, raga. Sono dati di fatto, inconfutabili. E comunque, ve lo ripeto, Pioli out. Top.